Non lo so. No, non lo so io, non lo sanno persone ben più colte e informate di me. No, non si sa. Si possono naturalmente fare delle ipotesi sulle origini, si è sempre parlato dei riti di fertilità, almeno parlando di teatro occidentale, ma sicuramente, come per tutti i grandi fenomeni, direi che un'origine non esiste e tantomeno esistono delle date d'inizio. Probabilmente il teatro esiste ancora prima dell'uomo, perché è chiaro che il teatro nasce probabilmente, nasce col mondo, nasce dai primi albori. Ha radici molto più profonde, non dico che sia nato quando si è avuta la presenza dell'uomo sulla terra, insomma, però nel momento in cui ha manifestato la possibilità di una comunicazione, quindi inventando un linguaggio, credo che poi con la ritualità soprattutto abbia esorcizzato quei timori, quelle paure. Cioè tutti quegli ostacoli che trovava nella possibilità di svolgere, no, la propria azione. Cos'è il teatro? Il mondo stesso si presenta come un enorme palcoscenico. Sorge il sole, la vita si risveglia e poi, con ritmi più o meno frenetici, entrano in scena i vari protagonisti della nostra esistenza. Tutti abbiamo un ruolo, tutti abbiamo un luogo dove compiere le nostre azioni, tutti abbiamo un tempo che scandisce la nostra vicenda, tutti abbiamo degli imprevisti che ci spingono ora a rivedere la nostra posizione, ora a inseguire con più forza la nostra meta. E tutti quanti, se ci osservassimo da fuori, come di fronte a uno specchio, seduti comodamente su una poltrona, potremmo come intuire, scorgere quella intensa partitura. Quella trama fatta di dialoghi e azioni che scandisce il ritmo della nostra storia. Eppure il teatro non è la vita, anzi, è proprio il contrario di essa. La vita è reale, mentre il teatro è l'arte per eccellenza della finzione. Un luogo magico dove attraverso l'artificio del racconto e della imitazione si creano azioni e storie. Il teatro, senza dire assolutamente quando e come nasce, si possa collocare nel momento in cui questa istintiva imitazione, questo istintivo piacere dell'imitazione, in qualche modo si razionalizza e quindi si separa un po' dall'istinto immediato e diventa anche occasione di riflessione e di maturazione e di perfezionamento delle qualità di chi imita e sa imitare. La scoperta di cose sconosciute, la ricerca di voler sapere
la cerimonia, ecco, anche il ricordo, cose passate perdute, ricordandole già ti viene la voglia di rimetterle davanti a te o avanti agli altri. L'occasione iniziale, il pretesto del teatro, viene dal rito, dalle manifestazioni religiose, dalla necessità di tendere o di comunicare al divino e di conseguenza, come per riflessione, all'uomo stesso. E fu la civiltà greca nel V secolo a.C. a codificare, a rendere cioè forma allo spettacolo del teatro, inventando allo stesso tempo l'arte drammatica e il teatro nel senso di edificio teatrale. In greco la parola teatron in origine designava gli spettatori, coloro che vedevano, che guardavano. Poi indicò il luogo in cui gli spettatori trovavano posto per assistere allo spettacolo. Ora lui sa certamente che suo figlio ha avuto un bambino. In principio c'è un uomo circondato da altri uomini. Davanti all'uomo viene eretto un'ara, una mensa. Poi intorno all'ara si disegna un rettangolo di terra battuta, ai cui lati vengono in seguito aggiunte delle panche per il pubblico. Poi quello spazio viene lastricato e assume una forma trapezoidale per dare più spazio agli spettatori. Viene successivamente aggiunta una pedana su cui possa agire non uno ma un gruppo di attori. Per stabilire che cosa è il teatro in generale bisogna... No, è molto complesso, ci sono tanti libri, tante cose. Quindi sono tre cifre, l'ultimo lo metto. Da pedale, di qua una parte e poi sa come. E di là da pedale lo metto. Però allora diciamo che se è vero che la zona specifica di cui si occupa per esempio la pittura, le arti figurative, sì, è lo spazio, e la zona specifica di cui si occupa la musica è il tempo, perché un quadro occupa uno spazio, un pezzo musicale si sviluppa in un tempo. Diciamo che il teatro è il tentativo di creare un ponte tra questi due specifici. Il teatro è una cosa da vedere e da sentire, quindi il teatro si occupa di spazio e di tempo. Teatro per me è tantissime cose, insomma, ed è comunque un luogo della predestinazione. Il teatro si faceva per impegno politico, per impegno sociale, diventava un modo attivo di comunicare, sempre attraverso il teatro, quindi prima di tutto bisognava fare teatro e poi era un veicolo per poter dire certe cose. Il teatro come specchio della vita, no, perché? Anzi, lasciamolo autonomo il teatro, insomma. No, come, più che altro come critica, come... No, che attraverso la vita, cioè l'esperienza che uno fa nel quotidiano, allora porta un'altra situazione, un'altra forma, un'immaginazione, insomma, il luogo dove può apparecchiare delle situazioni per riflettere. Signori, vi state sbagliando. La vostra ragione ha una sola forma, quella della vostra sola e unica ragione. Lasciatelo parlare. Per me il teatro è la poesia della realtà. Il teatro è il simbolo, il teatro è la metafora, il teatro è quello che ci fa vedere com'è la realtà, come lo è stata e come potrebbe diventare la realtà in futuro, un modo per leggere la società. Spesso le cose più belle e più brutte succedono in pochissimo tempo. O non esiste una formula unica, ci sono dei progetti che nascono appunto da
appunto di botta e poi vengono in qualche maniera tarati continuamente, altre cose che invece hanno bisogno di avere una struttura estremamente logica e quindi poi le prove sono in funzione diretta con il materiale che vuoi mettere in circolo. È difficile di trovare delle regole fisse da adottare sempre. Probabilmente si cerca di seguire uno stile, quindi la regola è lo stile, di non tradire uno stile, di non tradire un percorso. Si possono fare anche delle deviazioni brusche, degli scarti, però è importante sempre tenere presente da dove si viene, dove soprattutto si vuole andare. Io quando faccio le mie cose cerco di attingere molto dal presente, cerco di vivere molto il presente. Io parto dalla convinzione che non ci sono delle regole, cioè le regole si formulano nel momento in cui vai a proporre una situazione, insomma come in un gioco, no? Cioè, si inventa un gioco e quindi automaticamente si inventano anche delle regole. Io vengo de ser superficial, io vengo de pensar. Ci sono stato. La cultura novecentesca ha dimostrato che le regole esistono, ma ogni volta, ogni forma d'arte si inventa le proprie regole. Quindi direi che la differenza tra il teatro ottocentesco e tardo ottocentesco e il teatro più recente è proprio questo. Cioè, mentre quello ottocentesco aveva i suoi luoghi, il teatro all'italiana, i suoi sipari, le poltrone, una certa ritualità anche sociale mondana, una tradizione di recitazione anche testuale, l'altro teatro è costituito da gruppi più piccoli che di volta in volta inventano le proprie regole, il proprio stile, le proprie passioni, la propria capacità di comunicazione e quindi anche il proprio pubblico. È la necessità primaria che spinge a fare determinate scelte tenendo benissimo a mente quelle sono le regole del gioco, così preferirei chiamarle piuttosto che le regole del teatro tradizionale. Se non c'è politica nel senso lato del termine, non ha mai senso nulla. Però attraverso appunto questo aspetto ludico di gioco, che è anche il recitare, no? Che, voglio dire, sia in francese che in russo, che in tedesco, che in inglese, che forse anche in cinese, non esiste il termine recitazione, ma si dice giocare, no? Spiele, jouer. Il gioco, semplice gioco, che poi si viene elaborato, diventa un movimento, immagine, diventa sfida, tutte quelle cose che sono innate nell'uomo, più che scoperte, non consegnate. No, andava bene come hai fatto te, ti ringrazio della tua iniziativa, perché gli dà un po' di calore. Le regole in teatro non ci sono. Si può dire anzi che dopo Aristotele, il primo a teorizzarle, il teatro sia vissuto e cresciuto ogni volta di più, scardinando, respingendo, forzando le regole del teatro. Ma allora, cosa accade al di là del sipario affinché il gioco del teatro si possa compiere? E ogni tanto scherzosamente, così conversando tra maniaci del teatro, diciamo prima o poi si reinventerà il teatro all'italiana. Ecco, io sono assolutamente convinta che il teatro all'italiana, come era stato il teatro greco, sia una forma di organizzazione delle funzioni principali del teatro assolutamente insuperabile. Come lavorare meglio, diventare più semplice è sicuramente il teatro all'italiana. Ma torniamo a parlare di edificio teatrale. I teatri all'italiana vengono chiamati così perché proprio in Italia, alla fine del Seicento, vennero costruiti seguendo uno schema fino a ieri di esemplare funzionalità. Platea a ferro di cavallo, file sovrapposte di palchi, galleria e palcoscenico completato da sottopalco e soffitta. Per alcuni secoli gli architetti italiani sono stati chiamati in tanti paesi d'Europa, dalla vicina Austria alla lontana Russia,
per progettare ed erigere soprattutto teatri. Dobbiamo immaginare il palcoscenico come una sorta di gabbia toracica contenente i meccanismi necessari a far funzionare quel complesso organismo chiamato teatro. Si lavora meglio perché si hanno a disposizione una serie di attrezzature tali per cui il montaggio diventa molto più lineare, insomma si può decidere di mettere quel determinato proiettore in quel determinato punto senza troppo spreco di energie. Dalla soffitta possono calare fondali ed elementi scenici. Dal sottopalco, per mezzo di botole, possono apparire o scomparire personaggi e oggetti. Senza contare che attraverso l'uso di stangoni e americane si possono collocare proiettori che consentano di illuminare ogni punto del palco. C'è la soffitta, c'è la graticcia dove si può avere un'americana o un tiro o un qualsiasi supporto per tenere sui proiettori, per esempio in qualsiasi punto, e quindi insomma poi si riesce comunque, se si deve fare tante volte uno spettacolo dove le luci non sono a vista, per esempio, si riesce a nasconderlo con una prospettiva, cioè è nata per la prospettiva, quindi è molto più semplice, però che dà più stimoli sicuramente, è uno spazio alternativo tipo il Teatro Fabbricone, tipo qualsiasi altro posto che va un po' al di fuori di quello che è la tradizione del teatro, cioè del teatro all'italiano. 2, 3, 4, 4. Io sono convintissima non solo che il teatro tradizionale, il cosiddetto teatro all'italiana, che poi come dire forse l'ultimo modello che l'Italia ha dato alla cultura mondiale, sia ancora più che funzionale. Questo non vuol dire che non ci possano essere occasioni particolari in cui altri luoghi risultano più adatti ad altri spettacoli. L'invenzione del luogo teatrale di volta in volta può essere affascinante. In effetti non serve un teatro per fare il teatro. Il teatro si può fare ovunque, per strada, in piazza, nei luoghi più strani, anche in una stanza. Le avanguardie storiche del Novecento hanno spostato lo spettacolo fuori dal teatro per riportarlo nella natura, laddove era partito. Ogni scena, ogni spettacolo, bene o male, devono chiudere gli occhi e pensare come se dipingessero un quadro. Il quadro, il pennello diventa il proiettore, diventa la luce. Ci si può muovere, allora si lavora sul concetto di spazio. Si può fare dei rumori anche con la voce o anche suonare. E allora si occupa il concetto di tempo, anche per muoversi ci vuole un tempo, no? E fin qui spazio e tempo, e quando compare una parola credo che ci sia uno scarto importante. È vero, raggomitolato come un puma, è vero? No. Io non è che voglio identificare il teatro con la parola, non si possono, non si deve mettere in scena parole. La parola è una conseguenza di uno studio, un lavoro, una ricerca su spazio e tempo. E quanto più si sta in una zona dove non si utilizzano le parole, tanto più ci si prepara per poterlo fare. Chi fa il teatro privilegiano il teatro di parola. Io non dico che comunque l'opposto sia un teatro d'immagine. Non sono queste i due opposti, insomma, ecco, le cose si possono anche fondere in maniera diversa. Cioè, noi che abbiamo fatto molti spettacoli nel silenzio più assoluto, anche il silenzio, no? Cioè, lì in effetti poi è il buco nero dove c'è di tutto, lì, sia l'immagine che la parola, insomma, quindi affermando
anche questa dimensione del silenzio, anche quello diventa, è stato per tanti spettacoli, insomma, la forma di linguaggio privilegiata. Avendo vissuto e avendo lavorato molto in Germania, dove tutte le macchine del mondo sono a disposizione, si può andare su 12 metri, si può sprofondare 10 metri, si può fare con il pubblico, si possono fare. Ho imparato a rinunciare alle macchine, poi ho imparato a rinunciare sempre più alle scene e ho imparato a ridurre il più possibile. Cose. A volte invece poi utilizzo altre cose, ma credo che l'utilizzazione dell'attore stia diventando sempre più profondamente la mia preoccupazione. Sai, anche per fare la danza ci vuole un uomo, una persona, un essere umano, e non è esattamente la stessa cosa la danza e il teatro. È dove si tenta l'astrazione del corpo, no? Si tenta il corpo astratto. Ora anche il concetto di astrazione rispetto al teatro è una questione interessante da porsi. Dovendo starci un corpo in scena, il corpo non è astraibile. I danzatori ci provano a astrarre il loro corpo rispetto alla realtà dei soliti movimenti, dove non c'è la psicologia. La danza è molto più vicina alla dimensione astratta che non il teatro. Per il teatro è una difficoltà enorme, forse impossibile. Forse la dimensione astratta del teatro va ricercata in un'altra zona del teatro, che non so bene. No, non è così. Sono io che comando qui. Il teatro è il regno dell'attore, è là dove l'attore è il re, anche se poi in Italia abbiamo il teatro di regia, dove c'è il regista, la cui parola insomma, richiama appunto qualche cosa che ha a che fare con la, come si dice, la maestà, qualcuno che decide da dove entri, dove esci, i tempi, tutto quanto. C'è stato un periodo dove c'era il presupposto per cui bastava quello che si dicesse, non importava come. È una cosa sbagliatissima, perché il teatro, niente come nel teatro, la forma diventa sostanza. Quindi è importante la voce, per esempio, la voce intesa nel senso della recitazione. Certo, non deve essere un trombone, ci vuole una recitazione moderna, una recitazione. Ogni periodo ha un proprio stile. Forse fino adesso con il corpo siamo riusciti a far sì che i lavori in qualche maniera fossero un po' più aperti, meno chiusi, se vuoi anche a un senso unico, capito? Però anche questo è relativo, perché con la parola si può fare altrettanto. L'attore che riempie la scena affidandosi al suo corpo e alla sua voce è solo all'inizio o alla conclusione di un arco che, almeno in Italia, è composto da centinaia di forme teatrali diverse le une dalle altre,
e che vanno dal teatro di parola al teatro di sola azione. Ma ciò che rende poi alla fine unico ed eccezionale uno spettacolo teatrale è la presenza dell'attore, la presenza di un corpo sulla scena che si offre allo spettatore in tutta la sua concreta presenza fisica. Bastava stappare la bottiglia e far uscire i demoni. Il teatro si può fare in mille modi diversi, però la cosa importante è cercare di porre delle domande allo spettatore, di considerarlo come uno strumento a corda, come una chitarra o un violino, o qualsiasi altro strumento a corda, e cercare di far vibrare le loro corde. Sei sicuro? Adesso te lo do! Aspetta! Cosa? Non lo so. Non sai cosa? Non so se lo voglio! Sei così stupida a volte! L'attore ha una funzione, cioè il teatro oggi si è allargato, ha dilagato la società, l'umanità. Perché il teatro lo fa la politica, lo fa i regni. Quel figlio tuo con un contratto di 3 mesi, dov'è la sua comunità di lavoro? Dov'è la sua condizione sociale? Dove sono i diritti che corredano la sua esperienza? Lui sarà solo, come un astronauta sperduto tra le stelle, solo, e dovrà stare zitto. Non potrà dire nulla, anche se lo trattano male, anche se lo hanno umiliato, dovrà starsi zitto, perché il suo problema è: speriamo che mi danno altri 3 mesi, e speriamo che mi danno altri 3 mesi, è vero? Non si può accettare. L'attore ha una funzione, cioè il teatro oggi si è allargato, ha dilagato la società, l'umanità. Perché il teatro lo fa la politica, lo fa i regni, le dittature, lo fanno le religioni, tutti fanno teatro. Se vedete, noi non facciamo teatro nel senso che ci esponiamo così come siamo, poveramente. Ma tutto il resto, vedete, tutto mascherato, tutto le bandiere, le guerre, il grande teatro è quello. Allora, per l'attore oggi è quello di criticare tutto questo, casomai di trovare una dimensione stretta, concentrata dell'essere umano e del rispetto dell'essere umano, che non c'è. Si è costruito un mondo immaginario sopra quello reale, tanto da vedere in quello la realtà della vita e nell'altro le cose naturali apparire innaturali. Come finto. Forse la regola che utilizzo più spesso è quella di discostarmi il più possibile da quello che faccio, da quello che interpreto, per poi trovare invece un punto di collegamento in quello che sono. Così rovesciato il mondo, chi susciterà più le immagini, le forme? E voi, poveri personaggi, dovrete miagolare abbastanza prima che qualcuno ascolti il vostro richiamo. Posso dire come lo affronto io? Un personaggio, entro dentro il personaggio ma me lo porto accanto, diciamo, non c'è una immersimazione stanislaschiana, diciamo, del personaggio. Cerco di capirlo, cerco di... ecco, per esempio, un esempio. Io credo di aver capito un personaggio, quello poi di renderlo è tutto un altro discorso, ma... ho capito un personaggio quando riesco a vederlo fuori dal contesto della commedia che sto facendo. Come va a prendere il caffè, come fa le cose quotidiane questo personaggio. E quindi tirandolo un po' fuori dal copione, tirandolo fuori dal contesto e vedere di farlo agire nella vita di tutti i giorni. Se questo personaggio dice delle parole, allora la prima cosa che faccio... vedo che cosa dice, se non dice niente vedo che cosa fa. Ho un grande desiderio di mettere in scena cose mie con altri e non con me, perché è inutile dire, io curo tantissimo tutti gli attori che lavorano con me, perché sono un regista scrupoloso, onesto anche verso queste persone che
affidano la loro carriera, diciamo così, a me, quindi io gli debbo rispetto. Invece non riesco a fare la stessa cosa su di me. Io ci metto almeno 40-50 repliche per fare di me un attore credibile, come sono già credibili dalla prima tutti gli altri colleghi attori che lavorano con me. Si può recitare anche senza parlare, perché si può esprimere attraverso il corpo, attraverso il ritmo, attraverso il movimento. Io ho sempre fatto teatro, diciamo, di parola, no? Anche se un teatro molto, molto, molto fisico, molto di movimento, così, ma per me il testo è importante. Io voglio aprire! Questo non c'è niente da fare, è un rischio. Io, tra l'altro, essendo un autore che scrive continuamente, aggiorna continuamente i propri testi per migliorarli, è ovvio che io sono in un continuo lavorio mentale. L'idea parte sì da un tema che, insomma, sta più a cuore in quel momento, insomma, però anche nell'individuarlo in maniera oggettiva sulla scena, e quindi automaticamente comporta quello che è la dimensione, no, di questo oggetto, compreso lo spazio in cui viene calato. Anche qui farei una differenza tra un tipo di teatro più tradizionale, in cui il compito dell'allestitore e degli attori è ancora quello di interpretare il testo nella maniera più fedele possibile, e invece poi una stanchezza nei confronti del testo canonico, per cui nel corso degli anni, ma ormai almeno da un cinquantennio, ma direi quasi da un secolo, sono emerse delle linee creative diverse, per cui l'attore ha ripreso in mano il testo, ma anche nell'Ottocento l'attore tagliava, cuciva e assolutamente deturpava i testi a modo suo. È stato semmai il regista novecentesco che ha portato a un certo rispetto del testo, e poi c'è stato questo prevalere, che negli ultimi decenni è diventato prevaricazione, del regista nei confronti del testo. La drammaturgia ha il piede sul palcoscenico, mentre il testo proprio no. Io direi che in Italia purtroppo manca la figura, il concetto e la definizione del drammaturgo. Se te vai in un teatro tedesco, la stanza più importante del teatro tedesco è la stanza della drammaturgia. Questo ultimo periodo attendo che comunque l'idea del palcoscenico sia l'idea del vuoto, dove poi collocare e costruire delle cose, ma anche piano piano cancellarle e ritornare al vuoto del palcoscenico. Si può partire da un testo, si può scrivere. Io non scrivo, oppure sì, riscrivo o faccio testi di altri. Ho cominciato quasi subito a scrivere dialoghi, in poche parole. Io adoro fare i dialoghi, che mi ricordano molto la musica. Cercano degli impulsi di natura drammaturgica e non testuali, perché il bel testo può rimanere una bella lettura. Sono cose che sono scritte per essere lette, ci sono altre cose che sono scritte più per essere dette. Mm-hmm. Sembra una definizione oziosa, ma ti assicuro che non è così. Se poi tu provi a dire un testo, delle cose, tu ti rendi conto di quanto un testo scritto da qualcun altro può essere come se lo hai scritto tu, e quanto un testo scritto da qualcun altro, proprio scritto da qualcun altro, e basta, e tu non c'entri niente, e non potrai mai dire quelle parole. Il tuo nome! Dai, di chiudere il becco! Cosa ti è successo alla mano? Ti ha morso qualcuno? Chi è stato? Chi ti ha morso? Un Doberman. Un Doberman?
L'altro tipo di teatro certamente è un teatro in cui la drammaturgia nasce in itinere dal contributo di tutte le forze, degli attori, degli scenografi, del pubblico stesso. Le nostre operazioni hanno un carattere orizzontale e quindi non c'è una priorità di un componente di ciò che può essere parte della scena o di un progetto. Quindi non c'è un'attenzione rivolta all'attore oppure al suono oppure alla scena, ma questi elementi sono costantemente orizzontali, nel senso che hanno tutti la stessa importanza, perché il responsabile principale di tutto è il progetto. C'è un'idea di fondo, c'è una scelta naturale, perché la scelta naturale rispetto alla scelta degli attori non è una questione che ha a che fare con la professione, con la professionalità, per quanto mi riguarda, ha a che fare con la dimensione umana. Il palcoscenico è come un pentagramma con le cinque righe dove tu metti, diciamo così, le note per avere quello che vuoi cantare, la melodia che vuoi suonare, insomma, quindi è tutto molto naturale per me, cioè anche la regia, anche la messa in scena, anche la disposizione, mi viene tutto molto naturale, perché non lo so perché, mi è naturale. Testo e messa in scena si confondono in teatro, si integrano per diventare azione, e bisogna tener conto di un elemento fondamentale, che in scena c'è un uomo, e a quell'uomo Shakespeare consigliava: adatta il gesto alla parola e la parola al gesto, con questa avvertenza: non superare la misura naturale, perché qualsiasi esagerazione è lontana dallo scopo del teatro, il cui fine, sia negli antichi tempi come al tempo nostro, era ed è di essere specchio della natura. Rispettavo il pubblico, cavalieri e padre. Il teatro è un fatto molto fisico, è uno sport. Gassman diceva: voi siete degli sportivi, mi insegnate teatro da un punto di vista agonistico, no? E io penso che questo è importante. Allora, un conto è andare a vedere Raffaello Sanzio, è un conto andare a vedere tanti spettacoli, anche della post-avanguardia, dove, che riprendo il teatro borghese, il teatro da camera, dove c'è un gran parlare, c'è un gran pensare, e c'è così poca azione, no? L'attore deve agire. La drammaturgia, il dramma, credo che in greco l'etimologia dramma significa azione. Peter Brook dice, quando andate a teatro e vi annoiate, non pensate subito che è colpa vostra. Cioè, a teatro ci si annoia molto e non è mai colpa tua che ti stai annoiando, perché la cultura è una cosa pesante, allora tu poverino, io sono ignorante, non capisco e quindi mi annoio. Ogni volta che compare questo angelo della morte che è la noia, vuol dire che il teatro in quel momento non c'è, latita, è latitante, perché se ci fosse il teatro in quel momento, la noia non può esserci. Proibito! Linguaggio proibito! Prigioniero, dille di parlare la lingua della capitale. Non la conosco. Il teatro corrisponde a una fruizione lenta, lo spettatore deve avere il tempo lento di elaborare sentimenti, emozioni, visioni, sorprese dello spettacolo. Però non è obbligatorio andare a teatro, cioè non è necessario andare a teatro. Il teatro è necessario per le persone per cui è necessario, non può essere un'istituzione totalizzante e obbligatoria nella maniera più assoluta, no. Assolutamente necessario, perché anche, diciamo così, in una situazione dove tu ti rendi conto che non vedi nulla di eccezionale, può succedere un miracolo. Cioè, nel senso che tu a un certo punto puoi capire quanto sei banale a vedere certe cose e ti puoi stufare. Adesso io non voglio dare la sensazione che sto dalla parte di quelli che invece sono la qualità.
Cioè, è ovvio che io faccio di tutto per esserci, ma ribadisco il concetto. Il giudizio è sempre il pubblico che lo deve dare, no? Non lo puoi dare tu. Però io dico, lo specchio è uno specchio. Può essere uno specchio lindo, riflettente l'esatta realtà, può essere uno specchio invece concavo o convesso, per cui ti dà una deformazione nel piccolo e nel grande, può essere uno specchio che è ammalato da un tumore dell'argento, per cui specchi antichi veneziani, per cui ti vedi offuscato, cioè il teatro è come lo specchio, insomma, ci sono degli spettacoli che ti fanno rispecchiare nella parte più bella di te ed altri invece che vanno ad accarezzare o a sollecitare le cose, diciamo, più trite, più banali di te. Raramente consideriamo lo spettatore come qualcuno da intrattenere, è molto più interessante pensarlo come qualcuno che decide insieme a te di stare al gioco, quel gioco in questo caso della messa in scena, della rappresentazione. Mettetela dietro lì, preparatevela dietro. Preparatevela vicino. Finiamo le luci, poi si fa tutto, dai. Vai a vedere? Sì. Grandi attori si nasce probabilmente e dei buoni attori si può diventare. Quindi credo che le scuole siano molto utili perché ti insegnano almeno le basi, ti insegnano certe tecniche che poi, insomma, io dico, spesso dico ai ragazzi, io vi posso insegnare a mischiare i colori, ma poi il quadro dovete farlo voi. Questo è il teatro, un'esperienza per chi lo fa e per chi guarda. Non c'è nessun scopo, diciamo, didattico diretto o pedagogico, non in quel senso lì. Si tratta forse di appunto fare esperienza, non forse, si tratta di quello. Si deve soltanto sperare che avvengano degli incontri tra persone intelligenti. Perché tanto sono sempre i tromboni, sono sempre gli ammalati, sono sempre i narcisi, sono sempre i mafiosi, sono sempre gli approfittatori, quelli che fanno i carrieristi, sono sempre loro, diciamo così, che in qualche modo sciupano la testa a quegli altri. Ma però ci sono anche tante persone normali, in qualche modo, tante persone che vivono perché hanno voglia di vivere, hanno una gioia. Queste persone fanno teatro perché lo sentono come un fatto di vita fare teatro. Nei nostri laboratori non ci sono mai delle affermazioni, nel senso, o delle risposte. Tenti sempre di instaurare delle domande o di svelare un po' i meccanismi o le possibilità che in qualche maniera la scena può proporre. Le cose più importanti che io ho imparato, non mi è stato preteso di insegnarmele, no? Quindi questo cosa ti dovrebbe dire? Dovrebbe dire che è errato il concetto dell'insegnamento rispetto al teatro. A me, per quanto mi riguarda, io tutte le cose più importanti che ho imparato le ho imparate. Non c'è stato nessuno che me le ha volute insegnare. Guardando, valutando, pensando con la testa a modi non tanto di recitare ma quanto di comportamento etico rispetto al proprio mestiere, io ho imparato delle cose. Vengono indotti a pensare in questa maniera perché gli esempi che vengono dalla televisione giustamente li portano a pensare in questa maniera, che sia semplice, che basta arrivare a fare un reality show o arrivare a fare un amici di qualcuno, che in qualche modo uno diventa qualcuno. Non è assolutamente vero. I livelli di eccellenza, diciamo così, nel mondo dello spettacolo non si raggiungono attraverso queste cose qua. Finalmente ho realizzato il mio sogno. Sono andato da Maria De Filippi. Oia, oia. Oi che c'ho le scarpe spaiate.
Ste lezioni le mi distruggano, Madonna. E pensare che è iniziato tutto da questo teatrino di periferia. Marimma, mi vengano brividi, fammi tirare su il cappuccio. E niente, però sì, ho fatto tante amicizie, anche all'interno della scuola c'ho tanti fans. Se tu vuoi fare un certo tipo d'attore, non venire a questa scuola perché non ti serve, fanne altre. Se vuoi, se il tuo punto di riferimento non è il teatro, ma sei attratto, so, dalla fiction, da un certo tipo di teatro, è meglio fare altre cose, è meglio che vada a imparare a ballare, non lo so. Attraverso, diciamo così, una sensibilizzazione delle cose, ma fatta non facendo, attraverso la sensibilizzazione, diciamo così, di quei giovani che in qualche modo vogliono approfondire la conoscenza del teatro, con dei corsi, come succede, portando le persone a vedere gli spettacoli, facendo incontrare le persone con gli artisti. Vecchia come i sassi, ogni mano un pezzo di cemento. In questo breve viaggio nel mondo dello spettacolo abbiamo capito che il teatro si manifesta in tanti modi. Abbina spazio, tempo, corpo e parola in un concerto multimediale di immagini e suoni. E abbiamo capito soprattutto che affinché avvenga il teatro abbiamo bisogno di due elementi, di un attore e di almeno uno spettatore. Senza spettatori il teatro non esiste. Con nessun altro che te. Nobody but you. Probabilmente il teatro non si può insegnare. Però si dovrebbe imparare a frequentarlo fin da subito, nelle scuole, accanto alle altre materie, affinché, come tanti apprendisti, ogni alunno possa cimentarsi con il luogo per eccezione della riflessione, del divertimento. In fondo il teatro siamo noi, la nostra storia, il nostro linguaggio, le nostre radici che affondano nel passato, risiedono nel presente e si proiettano nel futuro. Un futuro da protagonisti. Il teatro. Lo strumento per migliorare la vita di una persona. Infatti la mia vita prima del teatro era esaltante, brillante, sfolgorante, ma vuota. Già, vuota. Ora invece sono un attore e sto benissimo. Perché tutti i miei dubbi, tutte le mie paure, tutti i miei io, non sono altro che maschere stereotipate da indossare sul palco. E una volta sceso, non resta altro che me stesso.
No, non credo che possa svanire, perché probabilmente può, nella peggiore delle ipotesi, può diventare un pochino sempre più di nicchia, sempre più d'élite, fra virgolette. Ma io credo che finché c'è una persona che ha voglia di raccontare una storia e una persona che ha voglia di ascoltarla, il teatro vada avanti.